Cari concittadini, oggi è il 1° agosto, celebriamo la nostra amata Svizzera, un paese che si fonda su valori fondamentali radicati nella nostra storia. Sono la libertà, la neutralità e anche la democrazia diretta. Valori che ProSvizzera difende con passione e determinazione. La libertà è il cuore pulsante della nostra nazione, è la base su cui costruire una società prospera e giusta. In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, la nostra libertà di autodeterminazione è essenziale. Dobbiamo continuare a proteggere la nostra sovranità, resistendo a pressioni esterne che potrebbero minare i nostri diritti fondamentali. La neutralità. La nostra tradizione di neutralità ci ha permesso di essere un faro di pace e stabilità in un mondo spesso turbolento. Oggi, con le tensioni internazionali in aumento, la neutralità svizzera è più importante che mai. Essa rappresenta una garanzia non solo per la nostra sicurezza, ma anche per il nostro ruolo come mediatori imparziali nel contesto internazionale. La democrazia diretta, infine, è una delle caratteristiche più distintive della Svizzera. In un periodo in cui la fiducia nelle istituzioni democratiche è messa alla prova in molte parti del mondo, il nostro sistema dimostra che il coinvolgimento diretto del popolo è non solo possibile, ma anche desiderabile. Le nostre decisioni riflettono la volontà del popolo, garantendo che le voci di tutti siano ascoltate, ma soprattutto anche rispettate. ProSvizzera si impegna in diverse iniziative per proteggere questi valori. Una delle nostre principali preoccupazioni attuali è garantire che la Svizzera non perda la sua sovranità a causa di pressioni esterne. Dobbiamo essere vigili nel preservare la nostra capacità di prendere decisioni autonome, in particolare in ambito economico e politico. Inoltre, stiamo affrontando sfide legate alla gestione dell'immigrazione e dell'integrazione, cercando di mantenere un equilibrio che rispetti la nostra tradizione di apertura e accoglienza, però senza compromettere la nostra coesione sociale. La nostra neutralità è sotto esame, mentre il mondo diventa sempre più polarizzato. È vitale che continuiamo a promuovere la pace e il dialogo, rifiutando di prendere parte ai conflitti che non ci riguardano direttamente. Infine, la democrazia diretta deve essere rafforzata e protetta. Le iniziative popolari e referendum sono degli strumenti potenti che devono rimanere al centro del nostro sistema politico, garantendo che la volontà del popolo rimanga sempre sovrana. Questi valori, purtroppo, sono costantemente sotto attacco. Vediamo come la pressione internazionale, gli interessi economici esterni e le dinamiche politiche globali cerchino di influenzare le nostre scelte. Ma noi, come svizzeri, dobbiamo restare fermi e determinati nella difesa della nostra identità e dei nostri principi.